Signori, amici nerazzurri, ben ritrovati all'angolo dell'interista. Oggi è un giorno veramente importante, veramente speciale. Sono passati otto anni dalla vittoria in Champions League, dalla finale di Madrid, e quindi era giusto ricordarlo, era giusto onorarlo. E ieri, come era previsto, arrivo a lavorare subito il gobbo che mi attacca. Ma non esistono i preliminari di Champions quest'anno, gobbo. Ti dico una cosa, quest'anno in Champions ci vanno le prime quattro. È incredibile, ragazzi, è incredibile come rosichino al ritorno dell'Inter in Champions League. Todo bad merda. Cioè, è una cosa che ti lascia un po', ma neanche tanto basito, perché comunque alla fine li conosciamo, cioè il 90% sono così, se ne salverà un 10-5%, diciamo. E io ho piacere quando poi incontro quelli più sportivi, con cui ho modo di parlare, di fare un discorso anche serio, parlare di calcio, ma quelli fatti così, i gobbi fatti così, ragazzi, sono proprio una cosa che non riesco a tollerarla. E io ho avuto un piacere quando è venuto a dirmi quelle cose lì, perché l'Inter è la seconda squadra più tifata in Italia, quindi questo deve entrare nella testa di tutti, bisogna ricordarlo. E al gobbo gli sta sul cazzo che l'Inter sia tornata in Champions League, perché ha gufato fino all'ultimo. Dicono tanto che noi tifiamo tutte le squadre che giocano in Champions League contro di loro, perché loro che cosa fanno? Loro hanno tifato Lazio l'altra sera, loro giustamente hanno tifato Lazio. Poi è venuto un milanista, un mio collega milanista, molto sportivo, devo dire la verità, molto sportivo, è venuto lì, ha parlato con me, ci siamo stretti la mano e abbiamo parlato di calcio così tranquillamente, della situazione del Milan, che magari ci farò un video a parte. Voglio fare un'analisi magari delle big di questo campionato e il pagellone generale dell'Inter, ma questo quando avrò tempo, in un'altra occasione. Però questi video ci terrei a farla. Sto video faccio un po' uno sfogo, comunque c'è un piacere, ragazzi, un piacere immenso quando vengono lì e ti rosicano. E no, fortuna che ne ho visti, ne ho incontrati due ieri, credo, di colleghi juventini. Un altro è stato un pochino più zitto, un altro, diciamo, che è un mezzo juventino spallino, ha giocato sul fatto che usciremo ai gironi. Intanto siamo lì, dopo parliamo del possibile rinforzo della squadra, che ho già sentito su Sky qualcosina, però tanto siamo lì, anzi ne parliamo subito. Ho sentito che probabilmente arriveranno 40 milioni con l'accesso in Champions League diretto, perché ragazzi, ve lo ricordo, gobbi, ve lo dico da casa, chi per caso, se ci fosse qualche gobbo che mi segue, questo è l'accesso diretto in Champions. Il quarto posto vale l'accesso diretto in Champions, è da inizio anno che l'hanno detto e da inizio anno che si sa, quindi non cacato il chezzo. Insomma, destini forti per uomini forti, destini deboli per gobbi deboli. Tu gobbo di merda. Quindi 40 milioni che entrano, però probabilmente ci sarà da fare altri 40 milioni di plusvalenza, una cosa del genere. Bisogna fare la plusvalenza come abbiamo fatto l'anno scorso, e credo che si potrà fare svendendo comunque gli scartini per mettersi in pari con la UEFA. Con scartini intendo i vari D'Ambrosio, che comunque ci ha messo il cuore, ha segnato lui l'altra sera il gol dell'1-1. Però chiaramente, ragazzi, non si può giocare in Champions League con D'Ambrosio. Poi farò un video sempre in stile come quelli dell'anno scorso su Futed, per fare la squadra, diciamo, un dream team che mi piacerebbe vedere su possibili acquisti di Steven Zhang, che sarebbe anche ora che cacciassi fuori le grana. Dopo dico la mia anche sui cinesi, bisognerà vendere questi giocatori qua, Santon, D'Ambrosio, la Nokia, tutti questi giocatori qui. Forse Nagatomo verrà riscattato al Galatasaray, vediamo, non ho ben capito. Però poi c'è la questione Cancelo e Rafinha, però fatto sta che bisogna fare una squadra seria per l'anno prossimo, ma non solo per la Champions League, per poterci riaccedere tutti gli anni a seguire, perché questo è un progetto sembra che ce l'abbiano solo gli altri, cioè c'hanno solo i gobbi il progetto di vincere il campionato, vincere il campionato e non vincere mai in Europa. Cioè, proprio una goduria quando mi è venuto lì sotto, cioè voi non potete capire perché sta veramente sul cazzo sta cosa qua, che l'Inter sia tornata in Champions League. Lo rimarco ancora più e più volte, io c'ho un piacere che voi vi mettete lì proprio nel girone, magari saremo in terza quarta fascia, finiamo col Bayern Monaco, col Chelsea, col Barcellona, quelle squadre lì. Proprio c'ho del piacere che voi vi mettiate lì a gufare come voi avete piacere che ci siamo messi noi. La cosa è reciproca, ci mettete voi gobbi del cazzo
a gufare lì davanti alla televisione, parlo per quelli antisportivi, per quelli sportivi magari la cosa è diversa, a gufare contro l'Inter, cioè io proprio ho un piacere immenso. Poi magari usciamo i gironi e andiamo a giocarci l'Europa League, però intanto io ho un piacere enorme che voi vi mettiate lì a gufare già dal girone di Champions, se qua ci sono i sorteggi live assicurata. E quindi stavo dicendo che sentivo appunto di questi 40 milioni di plusvalenza, non c'è pezza che tenga, bisogna fare il mercato, perché comunque va bene che il patron, quindi il presidente, è legato al governatore cinese che ha imposto dei limiti e tutto quello che volete, però tu vai a acquistare l'Inter, c'è anche più di una squadra, allora le altre squadre le mandi a fanculo, ti segui solo l'Inter, stai dietro solo l'Inter perché tu hai comprato questo marchio qua, tu hai comprato questa società qua, che è una delle più titolate d'Europa, una delle squadre più importanti d'Europa, cioè una delle poche che ha 3 Coppe dei Campioni, non puoi non investire, fare in modo, stanno facendo dell'autofinanziamento, hanno aumentato i ricavi e siamo d'accordo, hanno aumentato tutte quelle cosine lì, però è una piazza che necessita, e quest'anno grazie all'allenatore, perché ci ha messo lui i coglioni, facendo tanti errori, facendo tante cose belle, poteva sperimentare di più, poteva variare più modulo, poteva variare più cose, però alla fine ha trovato la carta vincente con Brozovic davanti alla difesa, affiancato da Gagliardini, quindi Brozovic a impostare, grandi piedi, non me l'aspettavo che potesse fare questo ruolo, vedremo quale sarà il suo destino l'anno prossimo. E quindi stavo dicendo che tu sai chi vai a comprare, e quindi di conseguenza ci devi buttare della grana su una cosa del genere, cioè tu hai comprato una macchina che deve sempre andare, cioè tu compri un Ferrari, non puoi farlo andare sempre i 40 all'ora, ogni tanto, come magari anche tutte le altre macchine, una sgasatina, bisogna che ce la dai, cioè non è che lo compri così tanto per dire ce l'ho, lo tengo esposto, lo tengo in garage, macchina della domenica, la classica macchina della domenica. L'Inter gioca di domenica, ma è una signora squadra e merita quello che merita, cioè di stare dove sempre è stata, e ci siamo tornati per merito di Luciano, che ha creato, diciamo, questo interismo intorno alla squadra, questo senso di appartenenza, ci hanno messo veramente, veramente l'anima rispetto all'anno scorso, tutta un'altra cosa, 10 punti in più. Parlo anche dei disfattisti che fanno video su YouTube dicendo che la squadra è mediocre, che cioè perché devi buttare merda dopo che siamo andati, dopo che siamo arrivati all'obiettivo, ci siamo arrivati all'ultima giornata, mi aspettavo francamente che facessimo meno fatica, perché non avendo le coppe mi aspettavo che, sapevo che Spalletti poteva riportarci in Champions, ma pensavo che facessimo meno fatica appunto senza le coppe di mezzo, però perché devi buttare merda dopo che siamo riusciti a tornare in Champions League dopo 6 fottuti anni del cazzo, 6 anni che solo chi è veramente stato lì a patire, a sudare per questi colori, a soffrire con Pereira, Maranocchia stesso, poi Gargano, Mudingai, cioè se li devo elencare tutti mi viene in mente Castagnos, abbiamo giocato in attacco con Castagnos, ragazzi, ma come siamo messi, ma come siamo stati, cioè messi, cioè, un po' un gioco di parole così. E vabbè, comunque oggi volevo fare questo video per dire queste cose qui, cioè lasciate lì di rompere i coglioni, siamo tornati in Champions League e si gobbi direttamente, e quindi non buttiamo merda, cioè non stiamo lì a buttare della merda, la merda la si potrà buttare se faranno un mercato del cazzo come hanno fatto l'estate scorsa, e lì ancora più grande merito, ancora più merito l'allenatore che con gli innesti, Vessino mi ha portato in Champions League, Vessino, cioè roba che se al fantacalcio te lo mettevano per 5 crediti non lo compravano neanche, perché ti viene lo schifo solo a leggere il nome. Vessino segna solo contro le romane e mi porta in Champions League, una cosa fantastica. Devo ancora realizzarlo dopo 2 giorni che è finita sta partita. E quindi, signori miei, questo è il quanto io, Gary Gobbi, godo tantissimo, proprio. Voi potete vincere tutti gli scudetti che volete, però magari adesso si riapre un ciclo, mi pare di averlo detto anche nel video scorso,
i cicli nascono da piccole cose. Nacque con Mancini la Coppa Italia, questa qualificazione alla Champions potrebbe essere una riapertura, chi lo sa, come il Liverpool in Inghilterra. Quanti anni ci ha messo prima di tornare a fare una finale di Champions o comunque a competere per i piani alti della classifica? 5-6 anni ce l'ha messa anche il Liverpool, e il Liverpool c'ha 5 coppe, cioè quindi equivale a dire 3 in più di voi, i vostri cari nemici. Dopo non entro nel merito, perché 5-6 stagioni ce l'ha messa, se non di più, altalenanti tra Europa League, Champions, poi non si erano riqualificati, poi è arrivato Klopp, ha dato un grande gioco alla squadra. Io spero che vinca il Liverpool la finale di Champions tutta la vita. Signori, condividete, perché bisogna ridare visibilità al canale. Sono tornato, farò più live magari per dare un pochino più di visibilità, e quest'estate video sul mercato, quando ci sono cose certe, o vediamo se riesco a rifare delle bazze come l'anno scorso con certi personaggi che adesso purtroppo non sento più. Vediamo se riesco un attimo a ricontattarmi. Iscrivetevi, condividete, sempre Forza Inter. Gobbo, siamo in Champions, non so se te lo rimembro. Sempre Forza Inter, ragazzi, amala.